E per cui, vedendo che aria tira in Italia, hai deciso di trasferirti in Irlanda e creare il tuo personale business. Bene, oggi ti do tutte le informazioni che io sono riuscito a reperire su questo argomento e continuo a rimpolpare la mia generosissima e tenerissima playlist sull'Irlanda. Dopo aver comprato i vari supermercati nel Regno Unito, non potevo parlare di business in Irlanda. Ciao, bentornato, io sono Pasquale e questo Io Risparmio. E benvenuto in questo nuovo video. Ricordati di fare però, prima di guardare questo video, il tuo investimento migliore, quello migliore per la tua vita, lasciando un bel pollice in su per dimostrare a quel beneamato algoritmo di YouTube che i miei contenuti sono effettivamente di tuo gradimento, di tuo interesse, e nel caso tu sia magari nuovo, di iscriverti al canale e cliccare la campanella delle notifiche. Magari passavi di qui e hai detto boh, che fai? Ti ricordo che io pubblico anche articolo sul mio blog, che è www.risparmioinvesto.com. Prima di iniziare ti ricordo però che tutti i link che ho consultato per fare questo video, che ho tradotto in italiano, sono qui sotto, tutti in descrizione, così non devi andare su Google a cercarti le cose, vabbè là. Basta tenerti sulle spine e iniziamo. Prima di tutto, come ogni azienda che si rispetti, bisogna decidere la propria forma societaria. In Irlanda esistono tre tipologie di forme: la sole trader, la partnership e la limited company. In senso molto generico possiamo dire che sole trader è relativamente semplice da impostare. Come sole trader, per cui come libero professionista, se la tua attività va a fallire, il tuo patrimonio personale è quello che può essere utilizzato e va intaccato per pagare i tuoi creditori. Il principale obbligo legale che tu hai è quello di registrarti appunto come lavoratore autonomo con l'ufficio delle entrate, il Revenue Office. Se invece desideri utilizzare un nome particolare per la tua attività, devi anche registrare il nome stesso presso il Company Registration Office, CRO. Poi esiste la forma di partnership. Questa è una forma dove due o più persone accettano di gestire un business in collaborazione l'uno con l'altro. L'accordo di partnership è un accordo che viene redatto sempre in presenza di un avvocato, anche se in realtà si può fare anche in forma privata. I partner sono congiuntamente responsabili nella gestione dell'attività e in caso di fallimento tutti i partner sono congiuntamente responsabili anche del debito di per sé, sempre col proprio patrimonio personale. Per cui sia i sole trader che potrebbe essere ad esempio un negoziante, apre un negozio, che la partnership, che potrebbe essere quello che in Italia è definito un po' uno studio medico associato, dove ad esempio più medici che hanno diverse discipline magari condividono alcune spese dello stesso stabile, come l'energia elettrica o diciamo altre spese in particolare, quelle che poi in realtà in Italia vengono definite come società di persone. Ed è qui che subentrano le società di capitali, la Limited LTD e la PLC, la Public Limited Company. E queste sono le nostre società, diciamo, classiche. La LTD e la Limited Company sarebbe la società a responsabilità limitata, e la Public Limited Company sono le aziende quotate in borsa. Come donna in Italia, se si imposta l'attività come società per azioni, l'azienda di per sé è una forma giuridica completamente separata. Se la società si indebita, i creditori generalmente hanno solo un credito sui beni della società e non su quelli personali. La società deve essere sempre registrata presso il Company Registration Office, il CRO, e i report dei conti aziendali devono essere restituiti al CRO ogni anno entro l'anno fiscale. Se si vuole aprire un business in una qualsiasi delle forme che ho appena citato, ci sono tantissime fonti gratis e anche a pagamento che aiutano a raggiungere questo scopo in maniera molto più semplice. Da puntualizzare qui è che non esiste la partita IVA per i soggetti privati, ma il VAT number, cioè la partita IVA, Value Added Cost Number, viene data alle società di capitali. Per le tasse relative alla società di persone si usa il corrispondente dell'italiano codice fiscale, che qui si chiama PPS Number. Di questo numero ne ho parlato sia nel video iniziale di questa serie, ma anche nel video in cui parlo di cercare lavoro in Irlanda. Per cui le tasse si andranno a pagare anche se si ha un negozio, in base al proprio codice fiscale, appunto il PPS number, e in questo caso funziona a scaglioni retributivi. Per quanto riguarda delle aziende ovviamente è più complesso. Per reperire informazioni generali, come ti dicevo prima, ci sono diversi modi. Informazioni generali ad esempio sono disponibili sul sito pointofsinglecontact.ie, che riunisce informazioni sulle procedure e sui servizi per coloro che intendono appunto creare impresa o che intendono partire con un'impresa. Lo strumento online Supporting SMS è una guida per le startup e le piccole imprese, diciamo. Include informazioni su oltre 80 supporti aziendali disponibili da una serie di dipartimenti e di agenzie governative, comunque è una serie di contenitore praticamente. Poi c'è businessregulation.ie, che è un portale che ti aiuta a identificare le principali normative
che influiscono sulla tua attività in particolare, quella che vuoi mettere su. Includono informazioni sulla regolamentazione, anche per le start-up, normative chiave per tutte le imprese e regolamentazioni anche su settori ben specifici. L'Enterprise European Network ha pubblicato Info2 Innovative, un elenco online di supporti e servizi di innovazione per le piccole e medie imprese. Poi ci sono anche tanti uffici governativi adibiti alla necessità, appunto, di queste specifiche necessità e società. Per esempio i Local Enterprise Offices, gli uffici delle aziende locali, forniscono supporto alle aziende, appunto, che cercano di crearsi in ambito locale, che si stanno avviando o che sono in una fase di sviluppo. Il loro ruolo è quello di stimolare l'attività economica a livello locale e di promuovere le microimprese con 10 o meno dipendenti. Possono supportare anche i sole traders, ma come ho detto prima anche aziende e community group. I progetti devono comunque essere commercialmente sostenibili o avere capacità di diventare commercialmente sostenibili entro un determinato periodo temporale. È possibile trovare informazioni sui programmi di formazione e avviare i propri corsi di business, nonché di mentoring, a sostegno finanziario presso il sito internet localenterprise.ie. Questi sono appunto dei sostegni dati anche dal punto di vista del mentoring, per cui della formazione. Il CRO, il Company Registration Office, ha delle funzioni di registrazione dei nomi delle società, che comprendono appunto la creazione della società di per sé. La registrazione dei nomi delle imprese, l'esecuzione degli atti delle società in relazione agli obblighi di deposito delle società e la disponibilità di informazioni di queste società anche al pubblico esterno. Il sito web del CRO ha informazioni anche sul Company Act 2014 e il Register of Friendly Societies si occupa anche della registrazione di queste aziende. Il Department of Business, Enterprise and Innovation invece è il Department of Social Protection, il Dipartimento della Protezione Sociale, sono responsabili di altri settori, ad esempio quest'ultimo è responsabile dell'assicurazione sociale PRSI. Le informazioni sui contributi, ad esempio, per i lavoratori autonomi sono addirittura disponibili anche sul sito del welfare, che appunto è molto semplice, welfare.ie. I funzionari del dipartimento decenti in Treo o delle succursali dei social protector office locali, se ad esempio sei già in Irlanda o se sei disoccupato, e in questo caso puoi rivolgerti a questi uffici se vuoi decidere di mettere in piedi l'attività da adesso, da disoccupato. Enterprise Ireland è responsabile, per esempio, come un altro ufficio, dello sviluppo dell'industria irlandese, IDA. Fornisce consulenze e sostegno finanziario alle aziende HIPSU, High Potential Startup. È possibile trovare informazioni sulle startup ad alto potenziale sul loro sito web. Poi c'è l'IDA, l'Agenzia per lo Sviluppo Industriale, Industrial Development Agencies, che appunto è responsabile di garantire i nuovi investimenti che provengono dall'estero nel settore che sono manifatturiero e dei servizi negoziati a livello internazionale. Puoi inoltre fornire informazioni sulla creazione di imprese in Irlanda e anche può fornire delle sovvenzioni, per cui soldini, a quelle imprese che desiderano localizzarsi in Irlanda oppure di espandere delle operazioni che magari non sono in Irlanda ma che vogliono essere espanse appunto in Irlanda. Poi sono anche le local development companies che sono state istituite come società di sviluppo locale per contrastare la disoccupazione in determinate aree del paese. Questi enterprise offices di queste società dello sviluppo locale possono offrire anche consulenza e informazioni sull'avvio della propria attività, sia essa, come dicevo prima, sole trader, partnership o anche come azienda vera e propria, enterprise. Poi c'è il Workplace Relations Commission, il customer service di questo ufficio, il WVRHC, fornisce informazioni sulle relazioni industriali, sui diritti e gli obblighi previsti dalla legislazione in materia di occupazione e parità, appunto, nell'ambito lavorativo. Per cui è possibile trovare informazioni sulla legislazione dell'occupazione per i datori di lavoro, esiste un PDF che si può scaricare, e una guida per i datori di lavoro che stanno avviando una nuova attività con dipendenti a carico che vanno appunto retribuiti. Il WVRC, Inspection Service, monitora anche le condizioni di lavoro attraverso degli ispettori locali, può anche imporre le conformità e chiedere un risarcimento per la violazione dei diritti del lavoro, per cui bisogna rivolgersi a questo ufficio per capire quali sono le dinamiche lavorative in quel settore. Poi c'è il Revenue Office, l'ufficio delle tasse, quello questo tanto odiato. Questo fornisce informazioni dettagliate su tutti gli obblighi fiscali, in particolare una guida sull'autovalutazione alla gestione d'impresa risponde a molte domande che possono essere di base che le persone hanno sulle tasse quando diventano sia lavoratori autonomi o comunque quando cominciano a fare impresa in senso più generale. Il Revenue Office ha anche informazioni sulle iniziative che sono disponibili in quel particolare periodo per la creazione di startup. Poi c'è l'Health and Safety Authority, l'autorità per la sicurezza e la salute, che è responsabile appunto dell'applicazione del diritto in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
della promozione anche dell'incoraggiamento, della prevenzione degli incidenti e della fornitura di informazioni che, di tutti quei consigli magari in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. C'è anche un'iniziativa che è stata lanciata da loro che si chiama Taking Care of Business, che aiuta le piccole imprese a rispettare i loro obblighi in materia di salute e sicurezza e fornisce degli strumenti online appunto anche per aiutare a valutare o a generare autovalutazione dei rischi e delle dichiarazioni sulla sicurezza sul luogo di lavoro. Ovviamente per andare a mettere su un business all'estero ci vogliono, come direbbe il mio amico Massimo Cirignotta, i sordi. E allora ci sono diversi enti di diritto pubblico e non che erogano contributi alle startup. E andiamo a vedere i principali. Prima di tutto abbiamo Microfinance Ireland, che eroga prestiti alle piccole imprese con non più di 10 dipendenti, tra cui anche i sole traders e le startup. I prestiti possono essere compresi fra i 2.000 e i 25.000 euro e sono per proposte commercialmente valide, ovviamente. I moduli e i dettagli su come fare domanda sono disponibili a www.microfinanceireland.ie. Poi abbiamo i Job Plus, che sono degli uffici appunto locali, e questi danno incentivi ai datori di lavoro che incoraggiano appunto questi datori, premiandoli se impiegano persone che sono in cerca di lavoro nel proprio live register. Per cui anche i fondi vengono erogati in questo senso. Job Plus ha sostituito i sistemi di esenzione revenue con Job Assist ed Employer Job PRSI. Poi nell'ambito del Trading Online Voucher Scheme c'è questo voucher di 2.500 euro che può essere disponibile per tutte quelle imprese che dimostrano di avere un piano credibile per fare trading online. E per trading online ovviamente non mi intendo azioni, perché trading vuol dire commerciale, intendo e-commerce, la vendita di prodotti o servizi fatta con negozi online. Comunque ulteriori dettagli sono anche disponibili presso i local enterprises offices. Parliamo anche di tasse, queste odiate. Il modo in cui l'azienda andrà ad essere tassata dipende dal fatto se questa sia incorporated, per cui se sia una società vera e propria, o se sia di sole trader. Se si tratta di una società, allora è tenuto a pagare la cosiddetta corporation tax. Se la tua attività invece non è incorporata, per cui sei un sole trader oppure sei aperto come partnership, paghi nell'ambito del sistema di autovalutazione. Crediti imposta sul reddito realizzato. Ad oggi, registro questo video nel 2020, i lavoratori autonomi possono richiedere un credito d'imposta, imposta sul reddito realizzato di 1.500 euro, che è stato aumentato da 1.150 dal 2018, 1.350 nel 2019. È possibile anche per i proprietari di imprese o manager che non hanno diritto a un credito PAYE, che sarebbe il sistema di pagamento delle tasse Pay As You Earn, sul loro reddito salariale. Se un contribuente si qualifica anche per il credito d'imposta PAYE, il valore combinato di questi due crediti non può andare a superare i 1.650 euro annui. Poi abbiamo il rimborso fiscale SURE. Lo Startup and Refund for Entrepreneurs SURE, S-U-R-E, è un sistema di rimborso fiscale che consente alle persone idonee di ottenere fino a un rimborso fino al 41% del capitale investito, detto due volte fino, dall'avvio della propria impresa. Nell'ambito del regime SURE si può anche avere un rimborso dell'imposta sul reddito PAYE che si è pagato nei 6 anni precedenti all'anno in cui si è investito. Per ulteriori dettagli su questo schema SURE si possono comunque trovare maggiori informazioni sia sul sito del Revenue Office che anche andando a fare una stima sul calcolatore online per stimare il rimborso potenziale sul sito web sure.gov.ie. Per le società startup, le nuove società possono ottenere sgravi fiscali sui primi 3 anni di corporation tax. E il valore dello sgravio sarà collegato anche all'importo dei versamenti PRSI, quelli che dicevo prima del welfare pensionistici del lavoratore, che l'azienda ha pagato nel periodo fiscale di riferimento. Questo può essere fatto fino a un massimo di 5.000 euro per ogni dipendente, per cui se uno ha 10 dipendenti per le società startup piccole sono 50.000 euro di credito fiscale che si hanno. Ricordo che se sei un cittadino dell'Unione Europea o svizzero, hai diritto a venire qui a lavorare in Irlanda, dove sto io, sia come lavoratore dipendente che come lavoratore non autonomo oppure, come dicevo prima, per fare una vera e propria azienda, un'impresa. I cittadini svizzeri dell'UE non hanno bisogno di alcun permesso per creare un'impresa in Irlanda e non necessitano di un visto per visitare, viaggiare o vivere o lavorare in Irlanda, per cui per noi è tutto più semplice. Bene, eccoci arrivati anche alla fine di questo video e anche a questa piccola finestra sul mercato irlandese e su come aprire un business in Irlanda. Ovviamente qui volevo dare solo dei termini generici, alcuni spunti, non è un argomento molto semplice, è molto complesso e ci vogliono tante tante cose da dire. Non so quanti vogliono fare questo passo, ma spero che questa schermata di informazioni ti abbia dato una giusta mano a capire. Fammi sapere cosa ne pensi nella sezione dei commenti qui sotto e se hai trovato questo contenuto di tuo gradimento. E magari, se vuoi, e se vuoi approfondire, apriamo una discussione in merito nei commenti qui sotto. Se così fosse, ti chiedo anche la cortesia di lasciarmi, oltre alle tue impressioni nei commenti, anche un bel pollice in su, se il video ti è piaciuto.
E se sei nuovo nei paraggi, magari passavi di qui e dicevi oh, guarda un canale, iscriviti al canale e clicca la campanella delle notifiche. E anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!